la progettazione di tutti questi interventi che facciamo viene anche dagli stimoli che ci arrivano dai residenti, dai genitori e anche dai bambini stessi, no? Visto che fanno la città dei bambini. E su Sant'Orso ci siamo concentrati, in realtà su Sant'Orso e su Poderino. A Sant'Orso siamo riusciti a realizzare alcune cose in più perché qui le superfici, le dimensioni ce lo consentivano. Ed una cosa sicuramente da non sottovalutare è la sicurezza per ciclisti e pedoni lungo via Soncino. E quindi per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti abbiamo pensato di fare un nuovo progetto di una pista ciclabile che collega, diciamo, Sant'Orso, il centro commerciale in particolare, dove abbiamo già iniziato a fare delle piste ciclabili, con la rotatoria di Sant'Orso, che è poi, se volete, la spina della viabilità di questo quartiere. Faremo una pista ciclabile ciclopedonale nel lato destro per chi viene da Bellocchi, quindi stringeremo un po' la strada, che comunque è abbastanza larga, daremo più spazio a pedoni e ciclisti ampliando il marciapiede, elimineremo comunque in ambo le parti lungo questi marciapiedi che comunque ci sono le barriere architettoniche, quindi smusseremo i gradini in maniera tale che una carrozzina, una bicicletta, un passeggino possano passare in maniera agevole, e andremo a quindi rifare una pista ciclabile, un percorso sicuro con un attraversamento a questa altezza per arrivare in centro in maniera ancora più sicura. Quindi questo è sicuramente un progetto importante che segue una progettazione partecipata e che comunque raggiunge gli obiettivi di questa amministrazione, che ha cercato con difficoltà, perché ovviamente i soldi sono sempre pochi, gli spazi sono sempre limitati, la finalità di garantire a pedoni e ciclisti una maggiore sicurezza senza sacrificare ovviamente i percorsi carrabili. Sperate in un effetto anche domino? Sì, sicuramente vorremmo creare questo effetto contagio, questo effetto domino, come diceva lei, un effetto domino che porta in tutti i quartieri questo tipo di progettazione. C'è anche un altro effetto: l'Europa, il governo, la regione, sul tema della ciclabilità, in tutta Europa in realtà, perché è un obiettivo dell'Europa, è uno di quegli assi che vengono maggiormente finanziati.